Ancora un ospite con noi in linea, lo saluto, è Michele Dell'Orco del Movimento 5 Stelle, benvenuto. Salve, grazie per l'invito. Allora, 5 anni in cui tanto avete lottato, tanto siete cresciuti. Si chiude la legislatura, si chiude con le parole di Gentiloni, che chiaramente ha sottolineato quanto ha portato a casa. Vorrei sapere intanto se è d'accordo sul fatto che dal punto di vista dei diritti civili e sociali dei grossi passi avanti, dei grossi risultati si hanno avuti, e poi un suo commento su questa legislatura che si chiude. Sicuramente dei passi avanti sono stati fatti a partire dal biotestamento, che ricordo porta la prima firma di Matteo Mantero, che è un parlamentare del Movimento 5 Stelle, quindi sicuramente anche le unioni civili, qualcosa è stato fatto, mentre invece sul campo, che era principale, invece non è stato fatto nulla. Quindi penso al mondo del lavoro. Oggi ho seguito la conferenza stampa di Gentiloni. E ha esaltato l'operato del governo sul campo del lavoro, parlando appunto di più occupati, quando in realtà se si guardano i dati, gli occupati vuol dire anche le persone che lavorano 2 ore a settimana e guadagnano magari 40-50 euro a settimana, mentre invece l'unica cosa che è rimasta stabile sia nel governo Renzi che durante il governo Gentiloni, la disoccupazione stabile intorno all'11,2% indicativamente. Quindi questi sono dati Istat e questo avremmo voluto vedere un cambiamento. Oppure ho anche notato, ad esempio, l'esaltazione del reddito di inclusione, una manovra del Partito Democratico. Questa manovra, che è una brutta copia della proposta 5 Stelle del reddito di cittadinanza, riguarda solo 400.000 persone, quando le persone sotto la soglia di povertà sono circa 3 milioni di persone. Quindi in realtà c'è stata grande fuffa, poca concretezza e pochi risultati nel campo della disoccupazione e lavorativa. Michele Dell'Orco, ringrazio anche lei per essere stato con noi. Abbiamo voluto sentire un po'.